Vabbè, eccoci qua. Allora, per chi non mi conosce, mi chiamo Elisa, sono un'operatrice olistica, fiamma gemella riunita da quasi 4, no, scusate, da quasi 3 anni, ormai mi sembrano 4, ma che mi pare una vita, e aiuto le fiamme gemelle nel loro percorso di fiamma, non tanto per la riunione con la fiamma esteriore, ma per la riunione con se stessi, quindi connessione con la propria anima. Questo perché? Perché ovviamente se tu sei connesso con la tua anima, quindi non hai più paure, non hai più traumi, non hai più blocchi, sai sempre come agire alla perfezione nel tuo cammino di fiamma. Ciao Annalisa, ciao Jacqueline, ciao Maria, ciao Ilari, ciao Enrico. È un po' che c'è sulla pagina, ancora sulla pagina. Nessuno. Ok, detto questo, per chi mi vuole conoscere meglio, c'è il mio blog www.camminospirituale.com. Per chi mi segue in Instagram, vedete il link in bio. Ciao a chi mi segue YouTube su Differita. Intanto salutiamo chi mi segue sulla pagina. Oggi parliamo delle fasi delle fiamme gemelle. No, scusate, dei sintomi delle fiamme gemelle. Oggi sono un po' così, tutto di fretta, ma ce la posso fare anche oggi la diretta. Allora, sintomi delle fiamme gemelle. Quindi ieri abbiamo parlato delle fasi. Chi si è perso la diretta la può andare a recuperare sul mio canale YouTube Cammino Spirituale, quindi seguimi su YouTube così non ti perdi le dirette che poi metto sempre in differita. Allora, sintomi delle fiamme gemelle, che cosa accade? Poi proprio fisicamente, materialmente, etericamente. Allora, nel momento in cui la incontri per la prima volta, alcune persone hanno già subito un primo riconoscimento, che di norma è la fiamma spirituale, quindi quella già più aperta al mondo spirituale, quindi che già conosce più o meno temi, anime gemelle, anime compagne, karma, più o meno ci bazzica dentro e ha subito questa sensazione di oh, finalmente sei arrivato, ce l'abbiamo fatta, ti ho aspettato da sempre, ti ho sognato da sempre e finalmente sei qui. Occhi negli occhi, ci vedi stessa, la tua anima, la tua essenza, l'intero universo, ed è proprio un perdersi nell'infinito in quel momento. E lì inizia a dire: ok, aspetta un attimo, chi sei? Sai che neanche ti conosco, eppure già so chi sei, anche se non so chi sei. Spero sia abbastanza chiaro. Cioè, chi sei animicamente, chi sei qui in terra, anche se io dentro di me ho capito che sei tu. Quindi è molto complesso come discorso, però spero che sia abbastanza chiaro, no? E quindi poi ritorni a casa dopo questo incontro. E magari questi occhi, quel sorriso, quel piccolo particolare non ti esce dalla testa. Magari vi siete solo detti ciao. Magari non vi siete neanche detti niente, semplicemente incrociati, magari uno sguardo così, un sorriso, neanche una parola, eppure c'è quegli occhi, c'è quel sorriso, c'è quel qualcosa. Che caspiterina ti è rimasto dentro e che non se ne va. Ti senti una pazza perché dici: cavolo, ma magari mi ha solo detto ciao, magari non ti ha detto niente. Eppure non fai altro che pensare tutto il tempo a questa persona. Questa è la prima cosa che capita ed è la prima cosa che mette in confusione, perché ovviamente questo ti può capitare anche con un'anima gemella, ok?
magari poi che cosa può succedere? Che la sera vai a letto a dormire, lo sogni. Fai un sogno che è talmente reale, talmente vivido, talmente vero. Magari vi siete scambiati addirittura dei baci, o magari è successo addirittura un incontro intimo, magari un messaggio importantissimo. Vi faccio un esempio. Mia fiamma Aitor, ateo, sapeva un tubo di tutta strada. Io a Milano, dai miei, anche se abitavo a Forteventura, ero andato a Milano 15 giorni, lui a Forteventura, decide di prendere un aereo per vedermi perché ci sono cataratti via chat, quindi anche lui doveva un attimino capire che cos'era questa roba che sentivamo comunque entrambi, quindi prende un aereo. La sera prima però mi ha sognato che gli dicevo che finalmente saremmo stati ancora insieme. Pure lui prendeva un aereo per venire semplicemente cioè a vedere se in effetti anche fisicamente c'era qualcosa oppure no. E questo è semplicemente un esempio cioè, di ciò che può accadere, no? Quindi sogni lucidi con messaggi importanti, è un altro dei sintomi comunque. Molte persone, molte fiamme. Capita che facciano sesso in astrale, quindi che abbiano degli orgasmi anche a distanza, capita molto spesso. In questi momenti può anche accadere un risveglio della Kundalini o di entrambi o di una persona sola. Altre cose che possono accadere, bruciore del chakra del cuore, che non è il tipico calore che tu senti quando sei innamorato, che ci... no, fa proprio male. Brucia, proprio è come se ti andasse a fuoco il cuore. Cioè, alcune persone dicono addirittura, guarda, io penso che ogni tanto io si riesco di infarto, cioè che vanno dal medico a farsi fare i controlli. Perché un dolore del genere sembra che ti sta per venire un infarto, oppure tachicardia, e anche lì che vanno dal medico e gli dicono: guarda, non hai niente, cioè che non riusciamo a capire che cosa sia, no? Quindi mi raccomando, comunque, quando c'è questo sintomo, ragazzi, la prima cosa da fare è comunque andare dal medico, non iniziamo immediatamente, magari uno. Cavolo, ha un problema cardiaco, dice no, è la fiamma. Quindi queste cose sempre comunque, ragazzi, andare dal medico con qualsiasi cosa fisica voi abbiate. Ok, mi raccomando, questo è importante. Quindi questo è un altro dei sintomi. Altro sintomo è bruciore ai palmi delle mani e ai palmi dei piedi. Questo perché? Perché si iniziano ad aprire i chakra minori. Altre cose che possono capitare sono fischi alle orecchie, quindi acufene si chiama questa cosa. E questo può capitare quando magari lui o lei ti pensa, ti arriva un fischio, oppure possono anche essere codici sonori che sono molto importanti per il cammino di fiamma che ti vengono immessi. Ok, fino a qua ragazzi è tutto chiaro, penso di sì, no? Oh, ciao Giusy! Ok, altre cose che possono capitare, che a me capitavano, specialmente all'inizio, quando si fa l'amore con la propria fiamma, che si ha questa impressione di stacco dal corpo, no? Una roba stranissima, che sei lì, un amore, bolla d'amore, poi a un certo punto e ti senti come staccare dal corpo che chissà dove devi andare. E soprattutto in quei momenti a me capitava molto un bruciore alle mani e ai piedi da dovermi fermare, ragazzi, cioè vi giuro. Una roba che è fortissima, cioè un'energia, cioè da fermarmi. Perché non potevo più andare avanti, perché un bruciore del genere era una roba folle, una roba veramente, veramente folle.
Altre cose che capitano è la telepatia. Telepatia, quindi comunicare con il pensiero o comunicare, come detto prima, attraverso i sogni. Comunque penso che anche questa sia sempre una forma di telepatia. Sentire quello che prova l'altro proprio fisicamente, magari una mattina tu sei tranquillissimo, sei di bello che ti fai la farci tua e far colazione, a un certo punto ti viene l'ansia. Ma che cavolo è che io oggi non ho motivo di essere ansiosa, eppure tac l'ansia. Perché? Perché magari l'ansia ce l'ha lui. Oppure a un certo punto e ti senti felicissima, frizzantissima, senza alcun motivo, perché magari lui sta capitando qualcosa di bello, e non è sempre sentire il dolore. C'è anche l'altra faccia della medaglia, però ovviamente il dolore è quello che più ci fa pensare che cos'è, che la felicità, no? La felicità ci pensiamo sempre molto poco. Siamo molto sempre concentrati molto su quello che ci fa male, su quello che ci provoca dolore, però ragazzi, veramente in questo modo si alimenta tantissimo il corpo di dolore. Quindi cerchiamo di alimentarci di energia positiva, non concentrando tutta la nostra attenzione sempre sul dolore, sempre sulla sofferenza, sempre su quello che non va. Ok, impariamo un attimino a concentrare la nostra energia invece su ciò che c'è di buono nella nostra vita, che ci alziamo ogni mattina con le nostre gambine, che c'è gente che non lo può fare, che tutti i giorni abbiamo un piatto in tavola, che c'è gente che non ce l'ha e così via. Ok, che a noi spesso queste cose ci sembrano scontate, ragazzi, ma non lo sono. Cioè, ve lo assicuro che non lo sono. Io quando feci un viaggio a Cuba, veramente per me è stato un viaggio veramente traumatico, ma molto educativo. Veramente io consiglio a tutti comunque di andare in questi posti dove ci sono persone molto meno fortunate di noi, che magari ci insegnano a non dare per scontato tantissime cose. Tipo non passare 2 giorni in giro per la città con un caldo bestia per cercare un assorbente, come ho fatto io a Cuba, no? E mi sono lasciata a casa, avevo il ciclo, ho pensato, ma sì, vabbè, ma me lo compro a Cuba 2 giorni a cercare un assorbente, un giorno intero a cercare una bottiglia d'acqua. Cioè, ragazzi, veramente c'è gente, ragazzi, che beve succhi di frutta tutto il tempo perché l'acqua per loro costa tantissimo e non la trovi neanche. Infatti, a parte andare in un albergo, in alcune parti non la trovi. Perché non se la possono permettere. Cioè, medici a Cuba che guadagnano 40 dollari al mese. Eppure c'è un'inflazione, ragazzi, che è pazzesca. Che vai a fare la spesa, cioè io davvero sono andata a fare la spesa perché alla fine ho cercato un supermercato, è un parolone, però è quello che era. Ho speso 30 dollari per comprare tre cose. E poi pensate, un medico ne guadagna 40. Una persona normale che fa un lavoro normale ne guadagna 10. Ok. Quindi ragazzi, veramente impariamo a ringraziare per tutto quello che abbiamo, perché a volte veramente lo diamo per scontato e questo fa molto bene appunto al percorso di fiamma. Io ora qua ho un po' divagato come sempre nelle mie dirette, perché poi faccio tutti i miei collegamenti, ma ciò per dirvi concentriamoci non solo sulla sofferenza, quindi magari quando sentiamo una sofferenza che magari non è nostra, perché è della fiamma, non diamogli corda, perché se no amplifichiamo la sua, nutriamo magari il nostro dolore interno che è collegato al suo e lo facciamo diventare gigantesco. Quindi in quel momento, quando si sente il dolore, si svia un attimino e si pensa a ciò che di bello sia. Ciò però non significa ignorarlo, ma significa non dargli energia. Quindi tu magari ne prendi la coscienza, perché ricordati sempre che comunque la tua fiamma è il tuo specchio, quindi se lui ha quel dolore e tu lo senti, è perché comunque
È probabile che anche in te ci sia qualcosa di disarmonico che è connesso a quel dolore. Lo affronti perché poi va affrontato, ma lo affronti senza dargli altra energia negativa, perché sennò lo fai diventare una montagna. Magari in quel momento è una briciolina, ma se tu ovviamente gli dai da mangiare le ciambelle, giusto per farci capire, no? Ok. Fino a qua è tutto chiaro, ragazzi e ragazze. Ok, quindi sentire le emozioni e i pensieri dell'altro. Queste sono altre cose che possono assolutamente capitare. Un'altra cosa, attenzione, perché se cioè, se tu senti dolore, no? Magari tu in quel momento quel dolore è per qualcosa di inconscio. Non fare però immediatamente il collegamento suo. Ok? Perché in questo modo allontani comunque anche la responsabilità che tu hai di affrontare i tuoi dolori. Prima sincerati che effettivamente arrivi da lui. E poi ricordati sempre, sì, è specchi, quindi magari inizi a interrogare anche te stessa. Ok. Quindi, riassumendo, bruciore, palmi delle mani, palmi dei piedi, telepatia, sogni lucidi, sesso a distanza, con il conseguente risveglio della Kundalini. E quando lo incontri, immediato riconoscimento proprio di anima. E altra cosa importante, specchio perfetto. Però attenzione a non cadere in questo giochino dello specchio perfetto, perché? Perché comunque anche anime gemello karmiche possono essere specchi perfetti. Ok? Quindi attenzione perché specchio perfetto e riconoscimento immediato non bastano da soli per dire è fiamma. Insieme ci deve essere almeno la telepatia, almeno il bruciore ai palmi delle mani e dei piedi, completare il quadro con qualche altro aspetto. Ok? E anche il bruciore al chakra del cuore, non è perché sento un'espansione del cuore quando lo penso. Sì, sei innamorata. Attenzione anche a non confondere espansione del cuore, che è semplice innamoramento, con invece sintomo fiamma gemella. Ok, anche questa cosa facciamo attenzione a non mettere subito fiamma gemella. Ok? Quindi come si fa a comprendere se è una fiamma o meno, si guardano questi sintomi, e si cerca di capire quali si ha e quali non si ha, e si guardano anche le fasi, quindi che cosa è avvenuto prima, se si è in separazione. Attenzione, non è che, ma che magari sei convinta che il tuo ex è la tua fiamma e ora siete in separazione solo perché vi siete lasciati, quindi anche lì attenzione, ok? Comunque, per chi ha dubbi su questo tema, se è la fiamma o meno, mi può scrivere, ne parliamo insieme, valutiamo un attimino, quindi racconta un po' la sua storia e possiamo un po' vedere, pensare insieme. Ok, ciao Francesca, ciao Silvia. Allora, ciao Laura, ciao Daniela, ciao CKM Anni Kumar, che nomi difficili che a volte mettete. Ok, quindi ragazzi, questo è quanto, era una direttina velocina, velocina per chi è proprio al principio del cammino di fiamme, sta cercando di comprendere, perché è giusto ovviamente accompagnare anche loro nella comprensione, non solo chi è nel cammino da parecchio tempo. Ciao Simona. Quindi, per chi invece ha bisogno di parlare con me, mi scrivo una mail elisasilviacoda@libero.it, oppure mi manda un messaggio privato sul mio Facebook Elisa Silvia Coda, o sulla pagina Diario delle Fiamme Gemelle, o su Instagram elisa.codafiammegemelle, mi sembra che sia.
Ok, quindi questo è quanto, una direttina velocina velocina per chi è proprio all'inizio del percorso di fiamme nella piena confusione. Ok, condividi questa diretta per aiutare più persone possibili nel cammino. Il mio blog è www.camminospirituale.com. Lì trovate tutte le informazioni sia sulle fiamme gemelle, trovate anche moltissime risorse gratuite come meditazioni, mantra, eccetera. I sintomi ci sono tutti. Bene, Manny. Perfetto. Ok, allora vi mando un bacio grande grande e vi faccio sapere quando farò la prossima diretta. Penso addirittura domani, se riesco. Comunque, come sempre, vi informo su Facebook, Instagram, e poi vi arriva la notifica appena sono in diretta. Un bacio grande, ciao.